Una manifestazione nuova, il primo anno, Arezzo Back in Time avrà tre grandi epoche storiche, quindi si parte dall'epoca etrusco-romana che sarà allestita all'anfiteatro, fino a salire al Prato dove ci sarà l'epoca medievale e Piazza Grande che tornerà il vecchio mercato rinascimentale di una volta. Quindi si parla di un evento con circa 1000 tra rievocatori e figuranti, quindi una cosa molto grande che prenderà un po' tutto il centro storico di Arezzo. A quanto appuntamento? 29, 30 e 31 luglio, quindi questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, nel centro storico di Arezzo e con, oltre alle tre grandi epoche, anche spettacoli, anche attività di enogastronomia. Come sta andando l'estate a Retina? L'estate sta andando abbastanza bene, gli incrementi turistici stanno dando dei buoni valori, quindi Arezzo si sta un pochino riscoprendo anche in questa nuova veste turistica. Investiremo molto nei prossimi anni, anche Arezzo Back in Time è un evento che ha proprio la logica di essere un evento turistico, anche perché sotto il punto di vista delle rievocazioni noi abbiamo la giostra di Saracino, che comunque è già un evento molto importante, che quest'anno avrà tra l'altro la terza giostra.